sono 132.274 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, un numero nettamente superiore ai 36.282 emersi ieri, dato che risentiva però del fine settimana. In crescita anche il numero delle vittime, sono 94, 35 in più rispetto alle 59 di ieri. Il tasso di positività supera il 28% e di fronte all'aumento dei contagi si guarda l'impatto sui ricoveri. È chiaro che quando salgono i contagi è naturale che una parte di questi possa anche avere un percorso di ospedalizzazione, ma in questo tempo siamo molto più forti, abbiamo farmaci antivirali, abbiamo i monoclonali, abbiamo il 90% della popolazione sopra i 12 anni che è vaccinata con due dosi, è chiaro che ci mette nella condizione di affrontare il futuro con maggiore serenità. La fase dunque è diversa rispetto al passato, ma qualora dovessero servire posti letto siamo pronti ad affrontare la sfida, aggiunto ancora il ministro Speranza. Ed è alle prese con una nuova ondata di Covid alla Francia, dove oggi sono stati superati 200.000 casi in 24 ore, il numero più alto delle ultime settimane. Dall'India invece la segnalazione di una nuova sottovariante di Omicron è al vaglio degli esperti, che avvertono potrebbe essere ancora più contagiosa di Omicron 5.